In questi video creiamo una nuova applicazione, che però non finiremo perché sarebbe troppo lunga, ma potrete finire di realizzare voi. Con questa applicazione che creiamo oggi faremo lavorare molto gli ingranaggi del nostro cervello e utilizzeremo le solite istruzioni che abbiamo imparato fino adesso, con qualche funzione in più, ma niente di speciale, cioè sempre con quelle poche istruzioni che conosciamo. Lo so che sui tutorial spiegati da Google nel sito ufficiale è molto più avanti rispetto a quello che sto facendo io, però io volevo spiegare a chi non ha mai programmato, soprattutto, ma anche a chi già programma, come fare a realizzare le stesse cose che realizziamo di solito con gli altri linguaggi. Ho seguito un paio di tutorial di quelli ufficiali, poi stavo per mollare anch'io questo App Inventor pensando che insomma fosse troppo strano, diciamo soltanto strano. E invece mi sta appassionando e adesso inizio a capirne veramente molte funzionalità, quindi chiaramente mi stimola. Spero che stimoli anche voi a creare qualcosa di buono. Andiamo su New per creare una nuova applicazione. Questa applicazione la chiamiamo Calc, anzi la chiamiamo calcolatrice. Quindi, come avete capito, creeremo un mappamondo. No, creeremo una calcolatrice, chiaramente. Allora, dopo che abbiamo dato l'ok, si aprirà la parte grafica dove possiamo sviluppare la nostra interfaccia. Ora, per poter fare questo programma, oltre a conoscere il linguaggio di programmazione, cosa dobbiamo sapere anche? Come funziona una calcolatrice? Perché la calcolatrice noi la utilizziamo e pensiamo che sia un giocattolo, ma in realtà deve fare alcune funzioni ben precise. E quindi noi dobbiamo sapere cosa fa la calcolatrice quando noi premiamo quei vari tasti. Perché dobbiamo adesso noi insegnarlo alla macchina qui, al telefonino, e farglielo fare. So anche che il telefonino ce l'ha già la sua calcolatrice che è meravigliosa, però noi stiamo imparando, ok? Allora, una calcolatrice ha una casella dove verrà scritto il risultato, quello che sarà i numeri che noi inseriamo, e useremo per fare questo una label, quindi inseriamo un'etichetta, quindi una label qui in alto, che fungerà da display dove noi inseriamo i numeri, dove ci verrà dato il risultato. Poi che cos'ha una calcolatrice? Ha i vari pulsanti per i numeri e quindi mettiamo i vari pulsanti. Io ne metto in questo caso soltanto 3. Poi che cos'ha sempre una calcolatrice? Ha un tasto, i vari tasti per le varie operazioni. Noi in questo caso programmiamo soltanto la somma, poi il resto lo vedete che imparando da qui riuscirete a farvi anche le altre operazioni, quindi premo button 1 e button, scusate, lo inserisco qui che ci servirà per la somma, e poi un pulsante per l'uguale, per avere il totale della nostra operazione. Quindi abbiamo già creato un bel po' di cose. Ora, magari mettiamoli con un controllo Screen Arrangement, come abbiamo già imparato, mettiamo un Horizontal Arrangement. Ne inseriamo uno qua in alto. Adesso io l'ho inserito qui, ma lo inserisco ancora. L'ho inserito appena sotto la label. Sotto la label ho messo l'Horizontal, controllo appunto per mettere in orizzontale alcuni controlli. Quindi dentro ci metto la text box, il button 1, scusate, il button 2 e il button 3. Questo l'abbiamo già imparato come si fa negli altri video. Poi mettiamo nient'altro, io direi van bene questi. Ora selezioniamo qui da destra la label 1 e gli mettiamo nella proprietà testo della label 1, quindi del display, nulla, cancelliamo tutto e premiamo invio. Deve essere vuota questa label, perché il display è vuoto appena si accende il calcolatore, la calcolatrice. Poi selezioniamo il button 1 e gli diamo come proprietà di testo chiaramente il numero 1. Poi il button 2 gli diamo come proprietà di testo, scusate, non vi ho fatto vedere, mi sono accorto di essere andato fuori display, quindi button 2 seleziono e gli do il numero qua sotto, il numero 2, e premo invio.
e poi del button 3 lo seleziono e nella sua proprietà testo gli do il numero 3. Se andiamo a vedere ora l'interfaccia, avremo il display che non si vede e i tre pulsanti che se dovrebbero essere i 9 pulsanti più lo 0, che io non mi metto a creare, altrimenti perdiamo troppo tempo. Poi abbiamo il button 4 che gli facciamo fare da somma, quindi selezioniamo il button 4, andiamo qua nella sua proprietà testo e gli mettiamo il segno del più. Poi andiamo a prenderci anche il button 5 che vogliamo fargli invece fare l'uguale, andiamo nella sua proprietà testo del button 5 e gli mettiamo il segno di uguale e premiamo invio. Quindi la nostra bellissima calcolatrice, io so che voi non avete visto una calcolatrice più bella di questa, è fatta in questo modo. Quindi ha tre numeri invece di averne 10, come dovrebbe essere, il pulsante per la somma e il pulsante di uguale. Andiamo a programmare aprendo il block editor. Ci rivediamo appena ha finito di caricare il block editor. Ecco che si è visualizzato il block editor e qui possiamo iniziare a programmare. Quindi ricordiamoci soltanto che abbiamo una label 1 che è quella dove c'è il display, poi button 1, button 2 e button 3 che sono i tre tasti dei numeri che vogliamo selezionare, button 4 è la somma, button 5 è il segno uguale. Ora dobbiamo capire come funziona una calcolatrice. Una calcolatrice appena si accende ha il display, solitamente o col numero 0 o comunque senza numeri. E questo è già stato programmato quando abbiamo creato la parte visuale. Ora cosa succede? Quando vengono premuti invece i tasti dei numeri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, man mano che vengono schiacciati questi numeri vengono visualizzati sul display. Noi dobbiamo fargli fare quello. Quindi andiamo nel My Blocks e gli diciamo, partiamo dal button 1 che sarà il numero 1, gli dobbiamo dire when button 1 click do, cioè quando verrà fatto click sul button 1 devi scrivere il numero 1. Ma non va bene perché se io dentro la mia label 1 ho il numero 3, perché prima ho scritto il 3, quando farò clic sul button 1, se io gli dico scrivi 1, lui mi cancella il 3 perché scrive l'1. Se poi premerò il 6, mi toglierà l'1 e metterà il 6. È banale il fatto che la nostra calcolatrice quando scriviamo 7, 9, 4 mette il 7, poi vicino ci mette il 9, poi vicino ci mette il 4, ma in realtà esegue un programma che noi dobbiamo spiegare nello stesso modo qui su App Inventor. Quindi non dobbiamo dirgli quando premo il button 1 scrivimi 1, ma quando premo il button 1 scrivimi quello che c'è più il numero 1. Attaccato devi metterci il numero 1, perché se c'è già il numero 73 e io premo l'1, voglio che sia 731, quindi devi lasciarmi scritto quello e aggiungere questo numero. A parole sembra banale, in programmazione invece glielo dobbiamo spiegare da zero, perché noi gli stiamo, il computer è una scatola vuota e noi gli dobbiamo dire tutto quello che deve fare, lui non ha intuizioni. Quindi dobbiamo andare nel built-in, andare su text, prendere join vuol dire unisci, ok? Quindi prendiamo join e ho sbagliato. Esatto, perché ho sbagliato? Perché se io metto join qua dentro, che non, peraltro non me lo fa inserire, perché lui aspetta un altro tipo di istruzione, lui dice: ma io l'unione di questi due valori che tu vuoi fare, dove li devo mettere? Vedete che ha una protuberanza qui, come dire, queste cose qui che tu mi metti qua, dove le devo inserire? Chiaramente le devo inserire, anzi, lo lascio qui perché tanto non è obbligatorio cancellarlo per forza, lo tengo qui, lo devo inserire nella label 1. Quindi prendo la label 1 text, set label 1 text e la inserisco qui. Quindi significa se verrà fatto clic sul button 1, setta, imposta il testo della label 1
in che cosa? Nell'unione di questo più questo. Il primo questo cosa sarà? Sarà il numero che c'era già, ma il numero che c'era già, questo eventuale 76 che ci fosse già scritto, che l'utente ha già premuto prima, come faccio a sapere qual è? Il 76 che c'è nella label 1.txt, dove lo trovo? Nel text label 1. Quindi vado in label 1, vedete, label 1.txt. Lo prendo e lo inserisco qua. Quindi label1.txt sarà label1.txt join unito, unito a che cosa? Al numero 1. Il numero 1 lo vado a prendere nel built-in, vado nella matematica, perché non vado nel text e prendo il testo, perché dovrò fare poi delle operazioni, le operazioni non si fanno con dei numeri trasformati in testo, ma dei numeri che siano numeri, quindi math. Prendo number 1, 2, 3, mi sposto e gli dico tu dovrai fare il numero 1. Quindi, quando verrà fatto clic sul button 1, il testo della label 1 verrà settato con il testo della label 1, quindi quello che c'è già, supponiamo il 76, join, cioè unito, al numero 1. Quindi 76, 1, 761. Ok? Verrà unito così. Poi, la stessa cosa dobbiamo fare con il button 2. Il button 2, che devo prendere qui, e qui iniziamo ad andare in una programmazione complessa, inteso che mettiamo più strumenti, più operazioni da fare. Vedete, io posso metterli come voglio queste cose. Quindi, il button 2, gli dico la stessa cosa, che la label 1 deve essere settata con il join, con l'unione, eccolo qua, dentro il text c'è il join, con l'unione tra, ritorno qui alla label 1 text, quindi deve rimanere quello che c'è già, più deve metterci, vado in built-in, in matematica, prendo il numero e gli dico più il numero, mi sposto, più il numero 2, perché chiaramente sto premendo il button 2, ho fatto clic sul button 2, quindi dovrà aggiungere, join, dovrà unire il numero 2 a quello che era già il testo della label 1. E questo l'abbiamo fatto e lo mettiamo qua. Lo stessa cosa dobbiamo fare col numero 3. Andiamo su My Blocks, button 3, se viene fatto clic. Vado sulla label 1, devi settare la label 1, il testo della label 1, torno in built-in, vado in text, in join, nell'unione, torno nei my blocks, della label 1.txt, quindi col valore che c'è dentro la label 1, più vado in built-in, matematica, prendo il number, più il numero, chiaramente il numero 3. Quindi in questo modo io do la possibilità alla tastiera di funzionare con i tasti delle programmati 1, 2, 3. Provate ad avviare il programma per vedere se funziona. C'è un problema di comunicazione per fare il testing sul mio cellulare, nessun problema, io so già che funziona. Voi se volete testatelo per vedere come va. Poi cosa facciamo? Anzi, peraltro me l'ha mezzo attivata. Poi dobbiamo programmare il tasto più. Quindi fino adesso abbiamo programmato i tasti 1, 2, 3 che scriveranno in base ai numeri che vorremmo far fare l'operazione. Ora programmiamo il tasto più. Il tasto più è il button 4. Qui andiamo un po' più su una parte complessa. Ci vediamo. Abbiamo programmato i tre tasti 1, 2, 3 della nostra calcolatrice per fargli scrivere questi numeri semplicemente nella label 1, quindi nel display. Ora dobbiamo programmare il tasto più, che è il button 4. Prima di programmare il button 4 mi serve una variabile.
Quindi una variabile, come possiamo definirla? Una variabile in programmazione è come una scatola vuota dove noi mettiamo all'interno un qualcosa. Questa variabile possiamo dargli il nome che vogliamo, infatti io la chiamerò ad esempio numero, questa variabile, e dentro questa variabile numero gli metto dentro, anzi, per, siccome il numero sembra che ci potrebbe confondere nello spiegare, diciamo che questa variabile io la chiamo vaso, la chiamo vaso, così almeno no, non significa nulla con il nostro programma, ma capite che posso dargli qualsiasi nome. Ed è un'entità che io posso utilizzare come voglio. È una variabile, quindi è una scatola e può contenere qualsiasi cosa. Essendo una variabile, può variare. Per creare una variabile, vado nel built in, dove sono già peraltro, vado in definition. E come vedete qui ho def variable, che sarebbe definisci una variabile. Allora premo su questa, la posiziono dove voglio, anche qui, in uno spazio vuoto, tanto a lui non gli interessa. La metto qui, mi sposto per farvi vedere, anzi per non fare confusione la metto in questo punto. Come vedete, rispetto agli altri controlli, se mi appoggio con la manina non succede nulla. Mentre in questa qui, se mi appoggio, viene un quadratino, perché mi dice posso rinominarla questa variabile. Quindi è qui che io scriverò che la variabile voglio che si chiami vaso. Quindi def vaso significa definisci vaso. In questo caso sto impostando, lo dice anche l'etichetta che sta apparendo sotto, definisce una global variable, una variabile globale. Quindi io una variabile globale vuol dire è una variabile che io posso utilizzare in tutto il mio programma. Poi man mano capiremo sempre di più. Parlo per chi non ha mai fatto programmazione, per chi sa già programmare è chiaramente avvantaggiato. Quindi creo una variabile vaso. Se vedete c'è un punto interrogativo e poi se mi avvicino con la manina si compare e scompare, vedete, un triangolino. Io premo quando la manina si trasforma in freccia. Quando si trasforma in freccia come adesso, premo su questo triangolino, lui mi dà una scelta tra punto interrogativo, 1, 2, 3 e text. Io scelgo perché la variabile può essere un numero o un testo, una stringa. Io dico che è un numero e imposto questo numero, quindi poi gli premo sopra normale e gli dico questo numero adesso è uguale a 0. Quindi ho costruito una variabile che si chiama vaso. E dentro questa variabile, dentro questa scatola, c'è il numero 0. Ok? Quindi ricordiamoci questo particolare. Abbiamo creato quindi tre numeri, perché l'ho creata questa perché mi servirà adesso. Vi faccio vedere un'altra cosa. Mentre programmate programmi complessi, come può sembrare questo, a volte non volete, c'è troppa confusione e non vi perdete un pochettino, avete poco spazio per muovervi. A parte gli zoom, come abbiamo visto prima, ma non lo posso utilizzare in questo caso perché altrimenti non vi permetto di vedere poi bene i dettagli di ogni istruzione. Allora cosa facciamo? Vedete qui c'è un meno che restringerà tutto questo popò di istruzioni in questo rettangolo. Quindi adesso è diventato un più, che vuol dire si può espandere. Quindi se premo più rivedo tutto, ma se non mi serve vederlo adesso, premo sul meno e lo tengo lì sopra. Allo stesso modo premo sul meno anche qui e me lo sposto qui così ho più spazio per lavorare e anche questo e me lo tengo qui, tanto al momento non mi servono. Così posso anche lasciare il vaso qui ad annaffiarsi. Programmiamo ora il button 4. Il button 4 è quello che per fare la somma, il più. Quindi prendo il button 4 e gli dico quando l'utente farà clic sul button 4, quindi quando l'utente farà clic sulla somma. Cosa fa una calcolatrice, quei giocattolini che noi utilizziamo e che pensiamo siano stupidi? Cosa fa una calcolatrice quando viene premuto il tasto più? Cancella il display, toglie tutto dal display, memorizza nel suo cervelletto il numero che c'era, quindi ammettiamo che io voglio fare la somma di 12 più 8, quindi io scrivo 1, 2, poi schiaccio il più, quando schiaccio il più il 12 sparisce. Ma non è morto, è dentro la memoria della calcolatrice, è rimasto lì da parte, in un angolino, non dà fastidio, ok? Non fa nemmeno i bisogni e non sporca. Quel 12 sta lì da parte.
Ora, quando premerò l'8, apparirà l'8 sul display. Quando poi farò uguale, lui si ricorderà del vecchio numero, del 12, e lo sommerà al numero 8. Noi dobbiamo fargli fare questo ragionamento. Quindi, quando verrà fatto clic sul button 4, cioè sul più, dobbiamo andare ad accantonare, a mettere in un angolino questo numero che c'era fino adesso. Cosa usiamo per accantonare questo numero? Usiamo la variabile vaso. Quindi gli diremo la variabile vaso, quando verrà fatto clic sul button 4, la variabile vaso sarà uguale, dovrà contenere, come scatola, dovrà contenere il numero che c'era sul display. Ora qui appare una nuova istruzione che solitamente qui non c'era mai nulla, dentro My Definition. Non so se vi ricordate i primissimi tutorial. Ora, se io premo su My Definition, invece, ho già delle nuove istruzioni che si sono aggiunte perché ho creato la variabile vaso. In questo caso c'è un'istruzione che mi serve adesso, che è set global vaso to, che significa setta, cioè imposta, vaso, che è una variabile globale, cioè per tutto il programma, cioè settala in un modo con un valore particolare. Questa istruzione per settarla con un valore. Io qui l'ho settata col valore 0, se vi ricordate. Però adesso voglio settarla col nuovo valore. Allora vado su My Definition, prendo Set Global. Quindi, quando verrà fatto clic sul button 4, cioè sul più, setta la variabile vaso, lasciamo stare la parola global che appunto vi ho detto significa globale per tutto il programma, setta la variabile vaso in, cioè metti dentro la variabile vaso, che cosa gli metto? Quello che c'è sul display. Cosa c'è sul display adesso? C'è il contenuto della label 1, c'è il testo della label 1. Quindi prendo il testo della label 1 e lo inserisco nella variabile vaso. Quindi io scrivo 12, quindi premo 1 e 2 e ho scritto 12. Premo il button 4 che è il più, lui cosa fa? Metti, setta, imposta nella variabile vaso, quindi dentro vaso che al momento era 0, il text della label 1, quello che c'è come testo nella label 1. Nella label 1 c'è 12, allora metti 12 dentro vaso. Quindi quando io premerò il button 4, vaso non sarà più 0 ma sarà 12, perché io avevo scritto 12 prima. Ok? Questo è quello che deve fare. Quindi io premendo il più, gli dico al cellulare di memorizzare, mettere da parte questo numero. Poi cosa abbiamo detto che devo fare? Gli devo dire al cellulare di cancellare la label 1, cioè di azzerare il display in modo che possa inserire altri numeri. Quindi dovrò dire prendo la label 1, set label 1 to text, quindi setta il contenuto di testo della label 1. In che cosa? Vado in built-in. Prendo text, prendo un testo e gli dico uguale a nulla, cancello tutto. Quindi qui c'era scritto qualcosa, l'ho cancellato. Dato che segue un ragionamento logico questo linguaggio di programmazione, eseguirà prima la memorizzazione del contenuto della label 1 dentro la variabile vaso, poi gli dirà al contenuto della label 1 di cancellarsi, di essere 0. Di essere nulla, non zero, di essere nulla, quindi di far sparire tutto. È importante questa sequenza di istruzioni. Non ho messo prima label 1 text a zerarlo, perché se l'avessi messo sopra, se io questa label 1 l'avessi posizionata sopra a vaso, prima avrebbe cancellato il contenuto della label 1, poi avrebbe messo dentro vaso il contenuto appunto della label 1 che era 0 perché non c'era più nulla, quindi non avrebbe messo niente da parte. Allora ricordatevi, dobbiamo fare prima mettere dentro la label 1 text dentro vaso e poi possiamo azzerarla. Una cosa che vi dico adesso, mentre scrivete il programma, sempre sia qui sia nella parte grafica di App Inventor, automaticamente lui fa un salvataggio del programma. Quindi saved vuol dire salvato, save senza d vuol dire salva. Quindi mentre scriviamo il programma, se abbiamo timore che la batteria del portatile stia scaricando, che stia per andare via la luce,
e qui c'è scritto Saved, premete qui per salvare il programma. Ma se c'è già scritto Saved, vuol dire che è già stato salvato all'ultima operazione che avete fatto. Ok? Allora abbiamo inserito nel vaso il numero che c'era prima da sommare, ci ha azzerato tutto. Ora, chiaramente, se premeremo i vari numeri, noi dobbiamo fare 12 più 8, avevamo detto, ma non avendo il numero 8 programmato, facciamo 12 più 2. Quindi 12 l'abbiamo scritto, l'ha messo da parte, adesso abbiamo il display vuoto, poi premeremo il 2 e lui scriverà il 2, nessun problema. Ora dobbiamo programmare il pulsante uguale. Allora andiamo su My Blocks, andiamo a prendere l'uguale che sarebbe il button 5. Allora, prima di prendere quello, anche questo qui lo accantoniamo qua sopra. Prendiamo il button 5, lo sposto qua giù. E prendiamo appunto l'istruzione quando l'utente farà clic sul button 5. Cosa devo fare? Cosa deve fare la calcolatrice quando noi premiamo su uguale? Deve sommare il numero che c'è adesso sul display, quindi io se devo fare 12 più 2, adesso mi troverò il 2 sul display, e devo sommarlo al 12 che avevo messo da parte. E allora come si fa a fare la somma? L'abbiamo visto prima, dobbiamo andare, prima di tutto dove dobbiamo sommare? Il risultato della somma, 12 più 2. Dove lo facciamo apparire? Questa è la prima domanda da farci. Il risultato di 12 più 2, dove lo facciamo apparire? Lo facciamo apparire sul display. Il display che cos'è? È label 1. Quindi prendiamo label 1, label 1, set label 1 to text. Quindi quando verrà fatto clic sul when, quando verrà fatto clic sul button 5, setta imposta il testo della label 1. Con che cosa lo imposto? Con la somma, quindi vado in built-in, vado in math, matematica, scorro fino al più, questa è la somma, vedete più, somma il display che c'è adesso, quindi vado su my blocks, label 1 e prendo label 1 text, quindi somma quello che c'è nel display in questo momento, più che cosa? Più il 12. Il 12 dov'era? Dentro il vaso, dentro la variabile vaso. Dentro il vaso, è carino anche. E dentro il vaso. Il 12 è dentro il vaso. Allora qui dovrò mettere il valore che ha adesso vaso. Vado su My Definition, le mie definizioni, e prendo Global Vaso. Quindi non ho settato su My Definition, non devo settare vaso con un nuovo valore, perché ce l'ha già al numero 12, allora io glielo prelevo col numero 12. In questo modo io, vedete, inserisco un qualcosa, inserisco il numero 12 dentro la label 1.txt, ma la metto come? Non da solo, sommato a quello che c'è sul display. Il nostro programma è praticamente terminato. Quindi possiamo premere su Connect to Phone e andare a vedere cosa ha combinato testarlo sul nostro cellulare questo programma. Tenete conto che io ho programmato soltanto tre tasti di numeri, voi mettete gli altri sette che mancano, quindi il 4, il 5, il 6, il 7, l'8, il 9 e lo 0, e con queste istruzioni possiamo fare appunto soltanto la somma. Ci vediamo nel prossimo video e vediamo com'è il nostro bellissimo programma. Ecco la nostra meravigliosa calcolatrice con tutti i suoi numeretti per fare le somme. Mi avvicino un pochettino sperando che si veda discretamente. Quindi io scrivo dei numeri, quindi il 12 abbiamo detto, e vedete che viene scritto 12 sulla label 1, più, premo il più, sparisce tutto ma viene tenuto in memoria, 2, ho scritto il 2, premo sull'uguale e lui mi dà il risultato 14. Quindi la nostra calcolatrice funziona perfettamente. Sta a voi aggiungere gli altri controlli e a migliorarla, magari anche con le altre operazioni. Se avete capito come abbiamo fatto a realizzare la somma, sicuramente potete, capire come realizzare la moltiplicazione, la sottrazione e la divisione. Chiaramente solo su due numeri al momento riusciamo a sviluppare solo questo, almeno io. Alla prossima!